Salve a tutti, benvenuti a una puntata di questa serie su GT Sport chiamata Ignoranza al Volante, pericolo costante. Lo so, ci sono ancora gare da fare della nuova espansione gratuita che è uscita a gennaio, lo so. Però ho dato un'occhiata qua. E c'è questo. È tornato il monomarca ignorante con le 500, signori. C'è. Come posso non farlo? Ma beige sabbia. Oh, sì. Beige sabbia tutta la vita, che bello. Bello ignorante con la 500 color beige sabbia. Vabbè, che bello. Inizio una. Allora, me la fate fare qualificazione? Posso? Avrei una decina di minuti. Oh, prova a tempo qualificazione. Oh, che bello. Che bello, che bello. Signori, che bello. Che bello, sono contento. Ah, ci facciamo bello. Perché questo è il GT Sport l'online. È la GT Sport che mi piace. Questo bel ignorante proprio con le 500 vecchie. E sta roba bellissima, signori. Io. Non posso, cioè non posso che rimanere stregato da tutto ciò. Oh, va, che bello, va. Beh, metto aerodinamico. Beh, meno male che non lo conta. Oh, vai. Ok. Stiamo per tagliare il traguardo, iniziare il primo giro di qualificazione. Questo percorso, che onestamente non so qual è. Sapete quale sarebbe, cosa sarebbe meraviglioso? Nell'ultimo tracciato hanno messo X-Ray, quello vale enorme. Se facessero un monomarca monomarca con le 500 ignorante su quello vale lì. Sarebbe meraviglioso. Io, cioè, lo adorerei. Lo adorerei, davvero lo adorerei. Lo adorerei. Non posso non adorare determinate cose. Facciamo sta qualificazione qua, vediamo cosa riusciamo a combinare. Io penso nulla di buono, però uno ci prova, no? Io dubito che farò chissà quali grandi tempi, perché sono sempre scarso alla fine. Lo sapete, non potendo fare il pro gamer, perché non lo sono, quello che posso fare è buttarla sull'ignoranza e vai di derapata, proprio sportivi siamo. Tanto il giro dura anche poco, che un minuto farò, il mio tempo sarà 1 minuto e 13, 14, 1 minuto 13 e 7. Sì, vabbè. Oh, vai. No, la derapata no, perché qua conviene sempre cercare di non fare le derapate, perché già non capite, secondo me, da ignorante in materia, penso che le derapate convengono fino a un certo punto, nel senso che già la macchina va piuttosto lenta di suo. Voi immaginate se fa la derapata si pianta la macchina, quindi piuttosto forse conviene aumentare. Olè, forse sono riuscito a farla in maniera decente, ma non credo. Avevo un secondo e quattro di vantaggio sul mio precedente giro, può essere? Forse un po', eh. Forse lo miglioro abbastanza. Forse lo miglioro abbastanza, sì. Oh, 1,11. Minchia, di 2 secondi e 3. Cazzo, sono migliorato abbastanza. Lo vedete? Una guida più pulita senza la derapata paga di più. Paga decisamente. Ma noi proviamo.
Noi proviamo, non ci arrendiamo anche per capire, che poi serve anche da esercitazione per il circuito, ecco. Quindi ecco, qua forse ho guadagnato. Rispetto al mio. Ecco, questo è un punto che facendo così ho guadagnato un po' rispetto al mio giro precedente. Però, vabbè, non lo miglioro, però dai. Un attimo, mi sto. È 1,11 e 8. Vabbè. Qua l'ho fatta malissimo. L'ho recuperata qui. Diciamo che avere la macchina fantasma che riproduce il giro precedente aiuta. Oggettivamente aiuta. Oggettivamente aiuta. Che il giro precedente riproduce, diciamo, il giro migliore. Oggettivamente aiuta. Anche per capire traiettore, quando ho fatto meglio, quando ho fatto peggio. Questo l'ho fatto bene. Questo l'ho fatto bene, signori. Potrei limare un po' il miglior giro. Potrei aver limato un po' il miglior giro. Al tempo. Ok, altri 7 minuti. Eh sì, ho limato io. 1,10 e 631. Non lo farò mai. Ah, oh, mamma, che brutto. No, oh, è qua l'ennea della pata. Niente, beh. E qua niente, signori. Qua è andata così. Non mi. Ciao. Qua proprio. Diciamo che è possibile che io abbia raggiunto il mio limite. È possibile che abbia raggiunto il mio limite con questo 1,10631. Dubito fortemente che io riuscirò a migliorarlo ancora. Eia! E qua questo. Sopra l'1,12 questo, tranquillamente sopra l'1,12. Questo giro lo faccio tranquillamente sopra, forse anche 1,13. Ecco, 1,12 non ci sono andato tanto lontano. Niente. Niente. L'ho detto, qua è difficile che io riesca a migliorarlo. Molto, molto difficile. Quell'1,10,631 mi sa che è un unicum che difficilmente riuscirò a replicare, ecco. Molto, molto difficile. Però intanto siamo sempre lì, uno ci prova sempre, no? Ah, sei ciao. Niente da fare. Qua arrivo vero all'1,13. Qua supero l'1,13 tranquillo. Qua supero l'1,13 tranquillo. Infatti, 1,13. Sto andando a peggiorare. Mi sa che l'1,13 sono. I miei giri sono questi qua, l'1,13. Poi ogni tanto mi riesce di fortuna. Un giro migliore e ciao. Vabbè, qua vabbè, lasciamo perdere, qua. E credo sia difficile ribaltare una 500. Io ci sono riuscito. Che bravo che sono. Vabbè, qua non starò neanche a contare il tempo, ecco, perché insomma
penso non ci sia neanche bisogno di chiedo scusa per la tosse. Olè! Non lo so. Ho fatto meglio, peggio, non lo so. Vabbè, qua non. 1,20. 1,22. 1,22, 1,23. No, 1,21 è. Vabbè. D'altronde era ovvio. Mi sa che è molto più difficile di quanto pensa, signora. Se mi sa che quel 10. Quel 10.630, l'1 10.631 sia davvero derivato da una botta di fortuna. E dico fortuna per non dire altro. Però uno ci prova. Vabbè, non devo derapare, non devo derapare. Non devo derapare, perché se derapo la macchina si pianta. Se derapo la macchina si pianta. Uno. 3.190. Vabbè. E qua va a finire che qua ho frenato anche troppo. Qua derapata. E mi sa che tra l'altro questo probabilmente sarà anche l'ultimo giro che riuscirò a fare, perché vedo che manca 1 minuto e 52 alla fine. Ho il tempo tranquillamente di concludere questo giro, ma quello dopo non, no, quello dopo non credo proprio. È un peccato però. Vabbè. Ciao! Vabbè, questo è proprio. A cavolo cappuccio, come si vuol dire. Vabbè. Dai che posso, che ci saranno quelli che avranno fatto 1,8, 1,7, ci saranno i fenomeni che avranno fatto le peggio cose. Io ne sono sicuro, non è che. Io so che con questo 1,10 riuscito per miracolo, io a stento avrò evitato di partire ultimo. Io lo so, non è che non lo so, lo so. Tanto qua sono un po' più vicino, questo giro che non completerò, sono decisamente un po' più vicino al mio giro record. Decisamente più vicino. Ero più vicino. Ero più vicino al giro record. Vabbè. Io continuo giusto per esercitazione, ecco. Non so come ho fatto questa curva. Non so neanche se l'ho fatta bene, comunque. Oh, sta andando a finire che questo giro lo completo. Ehi. Sta a finire che questo giro lo completo. Uno, due. Proprio sul filo di là. Entriamo nella sessione ed entro da sesto con gli altri che hanno fatto giri, che vabbè. E allora che volete da me? 1,9999, 1,45, 1,33, 1,8019, 1,07986, che questo io sospetto che siano col volante, però, cioè, in ogni caso non vuol dire niente, sono comunque bravi, per carità, questi, cioè, questi, quindi, a occhio e croce, io direi che
che il massimo a cui posso aspirare è il sesto posto, proprio, cioè io più giù, più su di quello non posso andare, posso soltanto sperare di non scendere, è l'unica speranza che ho, cioè, ho capito questo, ho capito che, anzi io ho anche possibile che scenda anche oltre, perché vedo che tutti, cioè l'unico che, sono gli ultimi due, il decimo e l'undicesimo girano sui miei tempi, 1,13, 1,14. Gli altri va, vero, 1,1, dati sono tutti 1,11. Io per puro caso ne ho fatto 2-3 giri su 1,11, poi tutto il resto sono intorno all'1,13, ecco. Io giro il riscaldamento, io direi che non lo faccio, che mi sono già riscaldato abbastanza, il mio polso comincio a non sentirlo più, e quindi direi che aspettiamo, direi che aspetto. Voglio fare attenzione al discorso della partenza, perché se premo prima, mi parte prima, però mi parte prima, faccio falsa partenza e quindi ciao, finisce tutto quanto. Ok. Falsa partenza o penalizza? Ok. Vai! Intanto parto quinto perché qualcuno si è ritirato. Qualcuno si è ritirato. Io voglio sperare di non beccare frena. Vedi che lo stronzo è sempre dietro l'angolo. Lo vedi che lo stronzo è sempre dietro l'angolo. Lo vedi? Quindi facciamo una gara corretta. Subito, a prima curva, lo stronzo che mi butta fuori lo trovo. Pare che non lo trovo, lo trovo. Sto qua. Io a me la sportività aumenta, va bene. Quelli ormai ho, i primi 5 ormai probabilmente li ho persi, se non fanno cavolate loro. Oh, è che qualcuno la cavolata l'ha fatta. Qualcuno la cavolata l'ha fatta. E sono quinto. Sono quinto. E continuo a andare, cerco di andare preciso. Cerco di andare preciso, cerco di essere concentrato. Mi concentro. Concentrazione. Concentrazione. Questi vanno. No, scusi, permesso. Permesso, questi se ne vanno. E sono quarto perché uno è andato, se ne andato. Guarda che merda questo! Guarda che stronzo questo! Perché la sportività mi cala a me? Se è quello lì che mi ha battuto. Guardalo! Guardalo! Penalità, ecco, più 4 decimi, quello si becca una penalità, ebbene. Quello tanto c'è la penalità, gli è pure aumentata la penalità nel frattempo. Ho fatto l'errore, penalità. Ah no, a 0,3. Questo la penalità continuerà a aumentare, non è che. Siamo. Quello la penalità ce l'ha. E se non la sconta, quella penalità sarà. Oh, sbagliato qua! Sbagliato, hanno sbagliato anche quello là. Se non la sconta diventa un secondo di penalità, sul giro, sui tempi finali. Vabbè, mi raccomando, facciamo una gara corretta, eh. Bene. La cosa buona è che qua le penalità hanno funzionato bene, ecco. Nel senso, io facevo il mio tracciato, il mio percorso e quello mi sbatteva contro, ecco. Io. Dai. Io provo a inseguirlo, quello. E quello
e questo mi ha superato. Perché vedi, io evito di fare cose brutte. Vedi, sportività me la riconoscono. Perché c'è gioca sport, non c'è piacere secondo me. Quello ha tagliato, si è beccato ancora penalità. Gioca sporchino quello, gioca sporchino quello. Vabbè, tanto io provo a fare la mia gara, quella, la mia gara, quella giusta che sia, ok. Continua a aumentare la mia sportività, io sono quinto, che è già molto più di quanto pensassi, perché ripeto, io la mia idea è che dietro me ci sono, c'è gente che abitualmente gira molto più veloce di me. Meno male, c'è gente che gira molto più veloce di me, quindi continua la situazione per me. Tutto oro. Continuo a aumentare la mia sportività, sono contento di ciò, sono sportivo. Non devo derapare. Ehi! Che poi quelli come fanno? Perché c'è. Mi chiedo come fanno ad andare così. Essere così veloce a prendere il suo vantaggio, perché c'è. Cioè, ci vuole bravura che io non ho. Ci vuole bravura che oggettivamente io non ho. Non provo a viaggiare così. Io ho per un attimo guadagnato qualche posizione in più perché. Ah, no! Metti dietro di me, uno è andato in testa a coda, si sarà portato gli altri, quindi a un certo punto guadagno anche sugli altri. Ok, diciamo che la gara si sta un po' stabilizzando. Con quello che qualche curva la sbaglia quello davanti a me, eh. Il terzo ormai è andato. Ormai è andato, beh, è possibile. C'ha penalità e contropenalità, però ormai è andato. Il quarto qualche cosa la sbaglia, eh. Quello non li prendo, non li prendo. Sbagliava qualche cosa, ma rimane sempre nell'ambito del gestibile. No, ma no, non li prendo. Non lo prendo, però concludo la gara. E già è per me una grandissima cosa, perché spesso non arrivo neanche a concludere la gara. Quinto! Quinto. Come mi hai dato sorpasso? Quarto, uno si è piantato. Uno si è piantato. Ah, è quello delle penalità che si è dovuto fermare davanti alla linea del traguardo. Oh, quarto. Quarto. Alla fine quarto. Oh, dico. Per me benone, per carità. Per me benone. Potevo migliorare a uno. Sì, perché comunque partivo quinto perché uno si era ritirato. Benissimo così, io direi che su questa immagine, questa cosa, possiamo salutarci qua e darci appuntamento alla prossima puntata di Ignoranza Volante, pericolo costante. Detto questo, tranquillamente, saluto tutti quanti voi. Alla prossima.